Ti ho vista un giorno grigio d'autunno nell'anno 1877. Si stendeva sulla tua passata grandezza un velo di malinconia. Dopo il mio ritiro dal servizio diplomatico in Inghilterra, presentai la mia collezione d'arte al Museo di Torino. Ebbi l'idea di trovare un palazzo dove allestire una mostra permanente e mi rivolsi a Casa Cavassa. Fu assai difficile riportarti all'antico splendore dei tempi di Francesco Cavassa e Margherita Scarampi. Faremo di questa dimora il più bel palazzo di tutto il Marchesato di Saluzzo. Lo devo a mio padre. Ce la faremo, Francesco. Avanti, qualsiasi cosa succeda. Nonostante i muri screpolati e gli affreschi ricoperti da barbare tinteggiature, erano ancora visibili le tracce della sua bellezza. Le camere erano un tempo ornate da fregi e pitture murali di muse e uomini illustri scelte da Francesco Cavassa. Raschiando le pareti durante il restauro, si trovarono tracce sufficienti per poterle rifare nello stile dell'epoca. Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Che gli angeli confortino gli spiriti dei nostri adorati Galeazzo Cavassa e del marchese Ludovico II. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Vorrei che il nuovo portone avesse lo stemma in marmo, come sulla tomba di mio padre. Così l'anima di tuo padre ritroverà per sempre le vie di casa. Per salvare questa bellissima porta, ho comprato l'intera casa. Non per abitarci, né per affittarla. Francesco, che cosa sta succedendo? Perché stanno preparando i cavalli? La marchesa è fuggita, io devo partire. Dove? Devo incontrare Carlo V. Perché? Per evitare che scoppi la guerra. Ma perché tu? Perché non si occupa di questa cosa il primogenito della marchesa? Margherita, lo sai bene che lui gioca a fare la guerra, non vuole occuparsi del marchesato. E se ti accadesse qualcosa? Se accadesse qualcosa a me, ai tuoi figli? Non abbiamo altra scelta. Devi stare tranquilla. Andrà tutto bene, tornerò presto. Vedrai, andrà tutto bene. Devo partire. Quando si raggiungono i 70, possono bastare le dita di una mano per contare quando arriverà la notte. Del resto, che questa sia la notte o ciò che noi chiamiamo il giorno, Dio vi chiederà non chi siete stati, ma cosa siete stati. Cara Margherita, le cose non sono andate come speravo. Mi hanno incastrato. Carlo V mi ritiene responsabile di tutto.
Mi tengono in prigione nella rocca di Revello e non so quando riuscirò a tornare a casa. È il tuo ricordo che mi tiene vivo. Prenditi cura dei nostri figli. Non dimenticarti. Noi siamo dei Kavassa. Siamo abituati a risalire la corrente nonostante tutto. Dua. Qua che il sua. Tuo Francesco. Pochi giorni dopo, Francesco Kavassa morirà avvelenato in prigione. Solo. Della discendenza non mi sono mai curato, mai sposato e mai avuto figli. Dopo di me il nome Tapparelli d'Azeglio è destinato all'oblio. Da qualche tempo ho preso l'abitudine di considerare concluso il mio ruolo in questo mondo, come se fossi stato destinato a mettere la casa in ordine prima di spegnere le luci per la notte. La casa Kavassa, da me acquistata e quasi interamente restaurata, la lascio alla città di Saluzzo, onde se ne serva per uso di museo o per feste municipali. Dovrà mantenersi a questa casa il suo carattere antico, quale monumento nazionale da tenersi sempre a disposizione di artisti e visitatori.